In evidenza questa settimana, scuola per la CISL merita di più e dopo la manifestazione nazionale di sabato scorso chiede al governo di aprire un confronto vero per una riforma condivisa. Solidarietà, giovedì 12 novembre a Bologna un convegno CISL sul tema non solo braccia, dare valore agli immigrati, costruire una buona integrazione. Consumatori, la Diconsum vince la causa contro una banca per avere venduto titoli ad alto rischio senza una corretta informazione. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco, televisivo a cura della CISL Emilia Romagna, con notizie utili ai lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. In apertura di trasmissione ci occupiamo di scuola. Infatti, dopo la manifestazione nazionale della scorsa settimana, la CISL chiede al governo di aprire un confronto vero per arrivare ad una riforma partecipata e condivisa e che sia in grado di rilanciare anche l'economia. E da questo punto di vista, nel pomeriggio di martedì 10 novembre prossimo, la CISL ha organizzato, presso la propria sede regionale a Bologna, un seminario sul tema come realizzare l'obbligo di istruzione nella formazione professionale regionale. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. Dopo la manifestazione nazionale di sabato scorso a Roma, la CISL chiede più attenzione e più rispetto. L'istruzione è importante per tutti i popoli che vogliono progredire, lo è da sempre, ma in quest'epoca di passaggio lo è ancora di più. Se il ministro Gelmini ha a cuore i problemi della scuola, deve aprire una discussione con noi per dare prospettiva ai precari, ma per dare anche una prospettiva alla scuola in sé. Vogliamo riaprire un confronto col governo, insieme anche con regioni e comuni, perché i problemi della scuola meritano un patto di responsabilità. In questo momento di difficoltà economiche, investire nella scuola significa dare forza ad un'economia che langue. La scuola sta vivendo in questo momento un periodo di disagio dovuto ai tagli causati dalla manovra finanziaria del 2009. E per l'anno prossimo è inimmaginabile che la scuola possa sottostare ad un'ulteriore manovra di riduzione di posti. Si chiede di ripristinare il piano di immissioni in ruolo previsto dalla finanziaria 2007 con l'immissione in ruolo di 150.000 persone, perché è inimmaginabile che nel nostro paese il 20% del lavoro sia destinato a contratti a tempo determinato. È possibile modernizzare la scuola solo se ci saranno le risorse necessarie. Nel pomeriggio di martedì 10 novembre prossimo la CISL ha organizzato, presso la propria sede regionale a Bologna, un seminario sul tema come realizzare l'obbligo di istruzione nella formazione professionale regionale. Abbiamo avuto un obiettivo consegnato dalle norme in vigore di portare tutti i giovani, non solo quelli dell'Emilia Romagna, a ottenere un titolo di scuola secondaria superiore, un diploma o una qualifica professionale. In questo convegno si parlerà di come realizzare questo obiettivo per tutti i ragazzi dell'Emilia Romagna e fare in modo che tutti raggiungano il cosiddetto successo formativo. Per fare questo, naturalmente, il sistema di formazione professionale deve essere accessibile, deve essere alla portata di tutti e deve essere soprattutto disponibile ad andare incontro a quelle che sono le esigenze di chi fa più fatica, di chi solitamente rischia di essere emarginato dai sistemi formativi che abbiamo, dalla scuola. L'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini, in quanto servizio che offre questa attività al pubblico, ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato, quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica e la tutela dei lavoratori e del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze. Cambiamo argomento e parliamo ora di solidarietà con la CISL dell'Emilia Romagna che ha organizzato per giovedì 12 novembre a Bologna un convegno sul tema non solo braccia, dare valore agli immigrati, costruire una buona integrazione.
12 di questo mese la CISL regionale assieme all'ANOLF fa un'iniziativa pubblica riferita all'immigrazione. L'abbiamo intitolata Non solo braccia, perché noi riteniamo come CISL e come ANOLF che gli immigrati siano una ricchezza e non un problema per la società italiana. Nonostante la crisi che noi abbiamo nel mondo del lavoro, noi abbiamo bisogno di manodopera. Il fatto che nella regione Emilia-Romagna ci siano 300.000 immigrati in base anche al mondo del lavoro significa che abbiamo bisogno di questa manodopera. Noi dai dati che vorremmo far uscire nel nostro convegno vorremmo dimostrare che l'immigrazione porta ricchezza al nostro paese, porta ricchezza anche nel mondo del lavoro. Teniamo conto che all'interno dell'INPS gli immigrati portano più soldi di quelli che recuperano negli anni di lavoro in Italia. Voltiamo pagina e parliamo ora di consumatori, con l'associazione Adiconsum CISL che vince la causa contro una banca per avere venduto titoli ad alto rischio senza una corretta informazione ai clienti. Il centro giuridico regionale di Adiconsum, associazione difesa consumatori, ente promosso dalla CISL, segnala l'importante sentenza numero 809 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 26 maggio 2009, che ha condannato uno dei due maggiori istituti bancari operanti sul territorio per la vendita di titoli ad alto profilo di rischio in assenza di corretta informazione verso i clienti da parte della banca sulle caratteristiche dei titoli stessi. Importante successo di Adiconsum Emilia-Romagna che ha ottenuto dal Tribunale di Ferrara la condanna della Cassa di Risparmio di Ferrara appunto, la quale ha venduto ai clienti uno strumento finanziario che non era quello rappresentato dal funzionario di banca e offerto ai clienti. Con questa sentenza si è sanzionato il grave inadempimento dell'istituto di credito per mancanza di informazioni. A questo punto tutti coloro i quali sono in possesso di strumenti finanziari di questo tipo, Parmalat, Cirio, Argentina, possono rivolgersi con fiducia agli sportelli di Adiconsum su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna al fine di poter verificare la loro posizione. A 10 anni dall'emanazione della legge 196 del 97, il mondo del lavoro non sembra drammaticamente cambiato come qualcuno prevedeva, ma ne sono cambiate drasticamente le regole di scambio, il cosiddetto mercato del lavoro. La nostra associazione ha seguito questa evoluzione cercando di assistere man mano in modi sempre più articolati gli associati, partendo dai servizi e dall'assistenza contrattuale o dal patrocinio individuale. Il Club Giovani è la risposta della CISL alle nuove esigenze del mercato del lavoro, pertanto si tratta di un'iniziativa che permette al nostro associato di essere seguito in quel percorso che si chiama appunto accompagnamento al lavoro. Il nostro associato può usufruire di una postazione internet gratuita dove verificare le offerte di lavoro presenti su Bologna e provincia, utilizzare la nostra bacheca ed eventualmente verificare gli aggiornamenti sempre relativi alle offerte di lavoro, redigere assieme a noi un curriculum ed eventualmente viene anche preparato ad affrontare un colloquio di lavoro. In ultimo, il lavoratore avrà anche a disposizione tutte le informazioni relative al contratto che eventualmente potrà essere sottoscritto. Bene, con questa intervista termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno di ATV. Arrivederci.